Ragazzi, prima di partire con il video, guardatele tutte e tre assieme le carte personalizzate che ci sono state mandate dal sito di cardsplug.com. Ragazzi, sito dove potete personalizzare tutte le carte come volete voi, con l'overall che volete voi, con il nome che volete voi, con le valutazioni che volete voi, con la foto che decidete voi di mettere, con la nazionalità, la posizione, lo stemma. La versione, questa qua è leggenda del papà mitraglia. Leggenda, ragazzi, sono la leggenda. Ragazzi, le trovate nel link in descrizione. Mi raccomando, sono fatte benissimo. Molto bene. Sono fatte davvero benissimo. Utilizzate il codice coupon BEMVE per avere il 20% di sconto sull'acquisto. È tanto, ragazzi, 20% di sconto. Mi raccomando, andate sul sito, c'è il link qua sotto, e comprateli se volete avere la vostra carta personalizzata in qualsiasi stile. Ciao ragazzi, sono Ben, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi, con l'Inter campione d'Italia, che ha vinto il 19° scudetto, andiamo a giocarci Udinese-Juventus. Sono con mio papà. Ciao ragazzi, forza Juve. Sono con mio fratello Kedira. Ciao a tutti. Ragazzi, prima di iniziare con il video, mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie mille per i 30.000 iscritti. Grazie mille. 30.000. Siamo arrivati a 30.000 iscritti. Detto questo, incrociamo le dita. Ha pareggiato l'Atalanta, ha pareggiato il Napoli. Quindi bisogna quindi svegliamoci. Non facciamo scherzi. Tirate fuori i palloni. Dai, forza Juve. Qui fallo di McKennie che si fa saltare da De Paul e rimedia così, batte velocemente l'Udinese. Molina, Szczęsny ci mette la mano, non riesce a impedire, vantaggio dell'Udinese, sorpresa la Juve, punizione battuta velocemente e secondo gol consecutivo Molina. Attenzione che devono tenere le squadre in tutti i momenti. Ma non facciamo di altro, no, guarda che roba, come fai, ma come fai? Ma che vergogna, ma che addormentata! Che vergogna! Ma come fai a essere piazzato così? Ma come fai a essere impostato così difensivamente? Ma dai! Ma non facciamo più paura a nessuno, ma siamo dei polli! Non facciamo più paura a nessuno, capisci? E questo qua, non facciamo più paura a nessuno. Gli va sulla traversa o... o il calcio d'angolo, non facciamo distrazione perdonabile, ma la Juve è una partita così delicata, Molina immediatamente. Guarda che è una squadra addormentata, quanti gol abbiamo preso quest'anno per non può permettersi, soprattutto in un momento così, così importante, io mi auguro particolare di questo oggi. Quadrado alza il cross, salta, camiseria schifosa. Mannaggia la pupazza del pareggio, grande occasione per la Juve. Chi ha sbagliato? Perché l'unico centrocampista che è il tempo giusto, qui lo rivediamo, viene no, da dietro. Solo no, l'area, però. Va a provare ugualmente a andare a colpire la palla, solo, però dai. A prendere. Solo in mezzo all'area, da solo. Poi Bonucci finisce su scuffetto, tanta a libertà. A 6 metri dalla porta. Concessa dall'Udinese a McKennie. Bentancur troppo lungo. Perché mi fanno costare Bentancur? Ma guarda, Luara, non ho detto niente prima che tirasse. Ma non è possibile. Sì, la seconda volta non è, che non è possibile. Io dico, ma fai costare da lì, fai costare. Ma non ti rendi conto. Quadrado, fai giocare fai giocare qualcun altro. Ma fai giocare qualcun altro che ha più voglia. Sta mettendo in campo gente comunque che ormai non ha più voglia. Bravissimo ragazzi, vedremo delle sostituzioni, dei equazioni in cui può sfruttare dello spazio, l'apertura. Dai, Quadrado al limite, Quadrado arriva anche McKennie, Quadrado rientra sul sinistro. Ma cosa fa? Poi arriva da dietro Ma io non ci posso credere, anche Quadrado adesso. Ci si mette pure Quadrado. Dai, Ronaldo, facci una cazzo in punizione, una. Te ne chiediamo una. Parte Cristiano Ronaldo, tiro deviato, forse con un braccio, calcio di rigore. Sì! Che culo. Che culo! E mo c'è da segnarlo, eh! Mo c'è da segnarlo! Quinto rigore consecutivo che prende. Che culo! Che culo! Che culo! Da una barriera che finalmente ha sbagliato per leggere. Leggero, adesso li vediamo. Vabbè, cazzo, sta quando va in porta, Questa non va in porta. Questa qua è la funzione che va in porta. Champions League. Parte Cristiano Ronaldo. Sì! Sì! Rapiò. Bravo, esiste Rabiot, l'attacco di Forestieri arriva sulla tre quarti, è rientrato intanto Pereira. Rabiot cross al secondo palo, c'è Ronaldo. Questo deve essere umiltà, buttalo sto cazzarola di
Pirlo, bravi, bravi, bravi. Piripillo, che non sei altro. Vamos, Green, dentro le mie palle, dentro la mia testa c'è bravo Rabiot, bravo Rabiot, e grande Green. Mettete sotto hashtag bravo Rabiot, hashtag baguette nei commenti, e hashtag Green, hashtag baguette, hashtag baguette e hashtag Green. Bravo, andate di lusso, uno strato sferico. Vamos, guarda la esultanza di uno che c'ha fame, che c'ha voglia, anche se sbaglia, anche se viene criticato. Madonna, ti benissimo. Arbitro, fischia, mannetto! Infame! Vabbè, però dai, fischia. Sei! Sei! E vai! 5 minuti fino alla fine! 5 minuti di fine alla fine! Importantissimo questa vittoria! Bravo Cristiano! Per la testa! Per la testa, ragazzi! Mamma mia, ragazzi, che sofferenza! Ragazzi miei, che sofferenza! A me, non frega un, guarda, a me non frega un cazzo, non frega un cazzo, ma anche nelle scorse giornate non me ne frega niente che la Juventus giochi da Dio. Ma queste partite vanno portate a casa, anche in questo modo, anche soffrendo fino alla fine. Se, guarda, se facciamo cagare tutte le partite per 80 minuti, gli ultimi 10 minuti, facciamo due gol, con gli altri non fanno gol, a me va bene così. Sì. In questo momento mi frega solo i tre punti, saper vincere anche queste partite. Che vanno avere la voglia di dire che come obiettivo quest'anno è entrare in Champions e basta. L'obiettivo è quello. Bravi, bravi, dai, bravo. Cioè, bravi, bravo Cristiano, va bene per i tre punti. Il resto frega niente, frega un cazzo.